Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono molto lieto di presentarvi la professoressa Lucia Caporaso, che è ordinaria di geometria nell'Università di Roma 3. La professoressa Caporaso si è laureata all'Università di Roma La Sapienza con una tesi seguita dal professor Enrico Arbarello. Ha poi proseguito i suoi studi negli Stati Uniti all'Università di Harvard, dove ha conseguito il PhD, il dottorato, sotto la guida di un famoso matematico che si chiama Joe Harris, e è poi rimasta ancora per un certo periodo negli Stati Uniti come assistant professor, prima alla stessa Università di Harvard e poi all'MIT. Successivamente è rientrata in Italia e appunto oggi è ordinaria di geometria all'Università di Roma 3. Si è sempre occupata di teoria delle curve algebriche e in particolare appunto di quelli che chiamano gli spazi dei moduli delle curve algebriche, che adesso ci spiegherà fra poco che cosa sono. Voglio però ricordare che grazie appunto alla qualità e all'eccellenza dei suoi risultati, 2 anni fa è stata invitata, ha fatto una delle conferenze su invito di geometria algebrica al Congresso internazionale dei matematici di Rio de Janeiro. E tra l'altro è stata un'occasione importante per noi matematici italiani perché oltre alla conferenza di Lucia, che è insomma il massimo prestigio che si può ottenere, essere invitati a fare una conferenza al Congresso internazionale, in quell'occasione una delle medaglie Fields è stata anche vinta da un italiano per la seconda volta nella storia, dopo Enrico Bombieri, è un nostro caro amico e collega Alessio Figalli, che tra l'altro è stato insignito del premio Gilles Agostinelli qui in Accademia nell'ultima cerimonia di apertura dell'anno accademico. Lucia è anche socio corrispondente della nostra Accademia e quindi sono particolarmente lieto di darle il benvenuto e la parola per la sua conferenza. Grazie per l'invito, è per me un onore essere qui e dare questa conferenza in questi mercoledì dell'Accademia. Come diceva prima il professor Conte, parlerò di spazi di moduli che sono camuffati nella slide che vedete sotto con la terminologia di varietà di varietà. Vi spiegherò dopo cosa si intende con questa frase, un pochino stile titolo giornalistico, volutamente in questo modo, ma è abbastanza appropriata. Quindi si parla comunque di classificazione in geometria algebrica. Credo di non mi dilungherò molto sul fatto che, come sappiamo tutti, la matematica studia la realtà costruendone modelli che la semplificano, modelli astratti che semplificando la realtà, riducendola ai suoi aspetti essenziali, ci permette di studiare la realtà attraverso questi modelli semplici. Quindi le entità geometriche, per esempio le rette, i cerchi, i triangoli, le sfere e via dicendo, sono astrazioni, sono modelli matematici che possiamo, proprio perché sono semplici, misurare, calcolarne le grandezze che ci interessano, ma anche confrontarli tra loro, classificarli. Questo è il tema della conferenza di oggi. Li possiamo classificare questi modelli astratti. Ora, la classificazione non è soltanto un tema che riguarda la matematica, naturalmente molte discipline del sapere umano si organizzano classificando gli oggetti di loro interesse secondo certi criteri, suddividendoli in determinati tipi che, costituendo sottoinsiemi più piccoli, sono più facili da studiare e quindi è più facile studiare le proprietà comuni a oggetti di un certo tipo. Ora, in alcune discipline la scelta di questi criteri, la suddivisione in tipi, può essere molto difficile. Pensate, per esempio, faccio un esempio, per esempio le scienze sociali, oppure la storia dell'arte, la storia della musica. Dividere la musica in tipi può essere estremamente difficile. Invece in matematica quasi tautologicamente la scelta di criteri è facile, nel senso che un modello matematico per essere un buon modello non deve sfuggire al confronto, non solo non deve sfuggire alla misurazione, ma non deve neanche sfuggire al confronto. Ovvero, se sfugge al confronto potrebbe essere un cattivo modello matematico, ma potrebbe anche essere un modello talmente eccezionale da risultare rivoluzionario che quindi passerà alla storia, rinnoverà la scienza, ma queste cose succedono una volta ogni 50 anni, 100, diciamo così. Quindi noi ci occupiamo di classificazione in matematica. E per la precisione di classificazione in geometria.
Ora, siamo nel terzo millennio, dobbiamo prima di tutto chiederci, grazie alla qualità e quantità di tecniche di cui disponiamo, quale geometria. Va bene, allora, la prima geometria che noi, vediamo un po' come funziona, dove devo puntare, che la prima geometria che noi conosciamo nella storia, la geometria è una disciplina antichissima, tra le discipline matematiche è tra le più antiche, insieme alla teoria dei numeri, risale appunto, ma qui c'è Euclide, io ho presentato Euclide, quarto, terzo secolo avanti Cristo, ma ancora prima, c'è Pitagora prima. Comunque Euclide ha il merito di aver sistematizzato, di aver reso, di aver sistematizzato la geometria cosiddetta euclidea. E vedete in questa immagine lì che ho scelto, un'immagine famosa, probabilmente l'avete riconosciuta tutti, questo è un particolare del quadro, dell'affresco di Raffaello Sanzio, esposto ai Musei Vaticani, della scuola di Atene, dove la persona che vedete chinata con il compasso in mano sulla lavagna è proprio Euclide, o almeno si ritiene che sia Euclide. Quindi c'è Euclide con compasso, una lavagnetta, sulla lavagnetta nell'immagine lì non si vede bene, ma ci sono proprio delle figure geometriche, ci sono dei quadrati e dei triangoli. Questo è un affresco del 1500 circa, ma vi assicuro, i colleghi matematici che vedo in aula, che tra l'altro ringrazio per essere venuti, i colleghi matematici, soprattutto quelli che come me si occupano di geometria, si riconosceranno in pieno in quella immagine, nonostante sia del 1500, perché noi è proprio così che lavoriamo. Forse togliamo il compasso, però noi con una lavagna e con un gesso possiamo fare grandi cose. Ecco, questo ci tengo, l'ho scelta proprio per questo l'immagine, perché è un'immagine che rappresenta un matematico che si occupa di geometria, che esercita la sua attività in modo molto vicino a come la esercitiamo noi adesso, nonostante tutti gli strumenti tecnologici di cui disponiamo. Le idee si scambiano molto bene in quel modo lì, ecco, questo è il punto. Va bene, questa era una piccola parentesi così un po' folcloristica, però adesso siamo seri e chiediamoci cos'ha la geometria euclidea di così importante, a parte il fatto storico evidente, ma di così importante che viene studiata addirittura nelle scuole medie inferiori. La geometria euclidea è accessibile a un ragazzino di 11 anni che conosce l'aritmetica di base, che si studia alle scuole elementari. E si studia, la geometria euclidea fa parte, secondo me, questo è giusto, e spero che sia così per sempre, fa parte del programma di scuola dei bambini delle prime e seconda media. La risposta è la geometria euclidea è autosufficiente e soprattutto priva di calcoli. Si parte dai 5 assiomi di Euclide, che sono verità, appunto sono assiomi, esprimono delle verità che a noi non sembra che queste verità abbiano bisogno di essere dimostrate. Ad esempio, tra due punti distinti passa un segmento, questo è uno dei 5 assiomi di Euclide. Due angoli rettangoli sono uguali, cosa che Euclide esprimerebbe dicendo che sono sovrapponibili. Anche questa è un'evidenza per noi tutti. Ci sono questi 5 assiomi, non vi ricordo quali sono perché non ci interessa, però il punto è che grazie a questi, partendo da questi 5 assiomi e procedendo con un ragionamento logico, con un'argomentazione puramente sintetica, di nuovo senza calcoli, che possono risultare difficili, non solo fastidiosi, ma anche difficili, si procede e si dimostrano teoremi, si dimostrano delle varietà matematiche estremamente importanti e tutt'altro che scontate. Un esempio esemplare, appunto, è il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora che stabilisce una relazione tra le aree costruite sui lati di un triangolo rettangolo, quindi è un enunciato di tipo quantitativo, si può dimostrare in modo completamente sintetico partendo dai 5 assiomi di Euclide. La dimostrazione non è facile, però è puramente deduttiva, si va passo passo senza fare una sola operazione, forse un'operazione si fa, ma lì ci fermiamo. Visto che siamo in tema di classificazione, un'altra delle verità importanti che si dimostra attraverso gli assiomi di Euclide, sempre secondo questo metodo deduttivo, riguarda la classificazione dei triangoli, molto più semplice da dimostrare. Ora, sembrerà una cosa scontata, ma non lo è, il fatto che due triangoli sono uguali, cioè sovrapponibili, sempre nel senso di Euclide, se hanno tre lati uguali, aventi la stessa lunghezza. Ora, questo non è per niente ovvio.
Pensate al fatto che non è vero se invece di considerare un triangolo considerate una figura con quattro lati, un quadrilatero. Non è affatto vero che due quadrilateri che hanno i quattro lati delle stesse dimensioni sono uguali. Pensate a un quadrato, allungatelo, stiratelo, ottenete un rombo, o anzi ottenete infiniti rombi a seconda di quanto lo stirate, e questi sono tutti quadrilateri diversi. Va bene? Euclide dimostra, tra le tante altre cose, anzi sì, questo lo dimostra proprio Euclide, che due triangoli sono uguali se per esempio hanno tre lati uguali. Poi ci sono altri criteri di uguaglianza famosi su cui non entro, però ecco, questo per dire che anche dei risultati che riguardano la classificazione dei triangoli possono essere dimostrati in modo molto, diciamo, sintetico. La parola che usiamo in matematica è sintetico, come sinonimo di privo di conti, privo di calcoli. Ora comunque il tempo passa, passano i secoli, arriviamo nel 600, 500, 600, quindi è passato molto tempo, sono passati 18 secoli, e con Cartesio viene introdotto il metodo delle coordinate cartesiane. Cartesio introduce le coordinate cartesiane nel piano e nello spazio, anche qui siamo nell'ambito dei programmi di scuola superiore, e grazie alla geometria cosiddetta analitica, sinonimo di geometria cartesiana, si studiano gli oggetti geometrici rappresentandoli con equazioni. Io lì ne ho scelte due per ragioni che hanno a che vedere con quello che dirò dopo. Anche potrebbero sembrare strane, ma sarà chiaro dopo perché ho scelto queste due. Il punto è che le nostre figure geometriche possono venire rappresentate tramite equazioni, come appunto tramite equazioni nel piano, nello spazio, a seconda di dove siamo, e quindi studiate in questo modo, utilizzando naturalmente dei calcoli, delle equazioni, dei calcoli più che quanto non facesse prima la geometria euclidea, e si arriva in questo modo a dimostrare nuove cose, non soltanto a ridimostrare in modo più rapido, più veloce, alcune dei teoremi dimostrati dalla geometria euclidea. Le equazioni possono essere pesanti, possono essere difficili da digerire, per non dire difficili da accettare per alcune persone, però una volta che le sappiamo usare, possiamo concentrare una dimostrazione sintetica che occupa 10 pagine in due equazioni che riassumono la dimostrazione sintetica in modo molto efficace. Questo viene fatto dalla geometria euclidea, che spalanca nel 1600 le porte a quello che sarà poi lo sviluppo del calcolo differenziale ed integrale nel 700, e via. Le frontiere della matematica e della fisica, e non solo, si aprono grazie a questi nuovi strumenti di calcolo. E arriviamo... Ecco, no, fatemi dire un attimo che qui, vedete, io ho, anche perché ci tornerò dopo, ho rappresentato lì, in realtà questa figura non è mia, non dovrei parlare al singolare, comunque, chi ha scritto, ha fatto questa figura, ha le due figure in rosso, una a destra e una a sinistra, rappresentano le curve dei punti che annullano l'equazione, che soddisfano l'equazione scritta subito sopra. Sono due, una, vedete, non interseca l'origine del piano cartesiano, l'altra sì, sono molto diverse. Bisogna soffermarsi sulla figura in rosso. Gli assi cartesiani, l'asse delle X e l'asse delle Y, sono meno interessanti. Va bene, ci tornerò dopo, ma per adesso era solo per darvi un esempio. Adesso siamo arrivati al terzo millennio, come dicevo prima, disponiamo di tecniche molto raffinate. La geometria stessa si differenzia nel suo ambito a seconda delle tecniche che utilizza. In questa conferenza noi ci occupiamo di geometria algebrica. Allora, che cosa vuol dire geometria algebrica? Geometria algebrica vuol dire, la geometria che usa, lo dice la parola, tecniche algebriche. Ma cosa significa tecniche algebriche? In questo senso le tecniche algebriche sono le tecniche che hanno a che vedere con i polinomi. Allora, i polinomi sono oggetti matematici di base, quasi quanto i numeri, si ottengono applicando calcolo simbolico del tipo più semplice, cioè somme, prodotti, addizioni. Allora, per darvi un'idea, mi sono divertita a scegliere alcuni polinomi famosi che rappresentano alcune leggi della realtà, della matematica e della fisica, quelle che ho scelto, ma ce ne sono miliardi, che credo tutti quanti conosciate, per darvi un'idea di che cosa intendiamo per polinomi, va bene? Io qui ho scritto tre leggi polinomiali, nel senso che a destra e a sinistra dell'uguale di tutte e tre ci sono dei polinomi, così almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. La prima, x quadro più y quadro uguale z quadro, esprime il teorema di Pitagora.
dove x e y sono i cateti di un triangolo rettangolo e z è l'ipotenusa. L'area costruita sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree costruite sui due cateti. Lì avete a destra il quadrato costruito sull'ipotenusa, a sinistra la somma delle aree costruite sui cateti. Un polinomio di grado 2 sia a destra che a sinistra. 2, il grado del polinomio è dato dagli esponenti che vedete lì. La seconda è la legge di gravitazione di Newton, scritta in forma leggermente anomala. Per chi la conosce non ci sarà niente da spiegare. Lì è scritta in modo anomalo perché volevo sottolineare il suo carattere polinomiale. Per chi non l'ha mai vista, dico semplicemente che lì avete la forza d'attrazione gravitazionale, che è quella F maiuscola, che si esprime in funzione della massa M1, la forza di attrazione gravitazionale tra due corpi di massa M1 ed M2 distanti tra di loro una distanza che li è chiamata D. Quella è la relazione che esprime la forza in funzione delle masse, della distanza tra i due, e quella grande G è una costante sulla quale non entro. Era semplicemente per darvi, diciamo, un esempio interessante di polinomio, ma ovviamente il terzo è più famoso di tutti. Sono sicura che chi non ha visto né il primo né il secondo, il terzo lo conosce di sicuro. E uguale a mc quadro è la legge che rappresenta la teoria della relatività di Einstein, esprime l'energia E come un polinomio di grado 2 nella C, costante che rappresenta la velocità della luce, e M, la massa. Due polinomi, uno di grado 1 a destra e uno di grado 2 più 1 fa 3 a sinistra. Di questo non ci dobbiamo occupare, l'importante è soltanto capire che cosa intendo per polinomi. Va bene? Tutto qua. Adesso, ci sono leggi naturalmente nella fisica, nella realtà, che non sono esprimibili tramite polinomi, sia chiaro. Ci sono addirittura leggi che sono esprimibili tramite equazioni differenziali, famosissime, qualunque fisico qua dentro me ne potrebbe dire 200 in un attimo. Io però mi occuperò soltanto di polinomi oggi. I polinomi sono alla base di moltissime realtà che viviamo, hanno un interesse particolare e noi ci concentriamo su questo, anche perché la teoria degli spazi di moduli, cioè la teoria delle varietà, di cui voglio parlare oggi, nel caso delle varietà definite da polinomi assume un aspetto estremamente importante. Quindi adesso è venuto il momento di dirvi che cosa studia la geometria algebrica. Per ora vi ho detto solamente che utilizza le tecniche che hanno a che fare con i polinomi, ma il punto è che gli oggetti che la geometria algebrica studia, che si chiamano varietà algebriche, da cui la parola varietà nel titolo, le varietà algebriche sono costruite esattamente dall'insieme dove uno o più polinomi si annullano. Quindi abbiamo dei polinomi, per esempio un polinomio, vediamo dove questo polinomio si annulla, questo insieme è una varietà algebrica. Ora, se questo concetto vi sembra nuovo oppure oscuro, è soltanto perché non ci abbiamo pensato un attimo, perché in realtà è un concetto che già appare, non solo nei programmi di scuola, ma è già apparso poco fa. Perché, per esempio, pensiamo subito ai programmi di scuola. Una retta nel piano è definita da quella che noi chiamiamo un'equazione di grado 1. Ma che cos'è un'equazione di grado 1? È un polinomio del tipo ax più by più c uguale a 0, oppure come si dice a scuola, y uguale a mx più q, dove x ed y sono le coordinate cartesiane, e le altre A, B, C o M e Q sono costanti. E ci chiediamo dove questa equazione è uguale a zero. Ma questa equazione è un polinomio di grado 1, e la retta ci dice dove quel polinomio si annulla. Quindi la retta è l'esempio più semplice, senza considerare esempio ancora più semplice, che possono essere i punti, una retta è l'esempio più semplice possibile di varietà algebrica. Ora, ci sono esempi anche più un pochino meno semplici. Qui, per avere un polinomio di grado 2, ho disegnato una parabola. Una parabola che è data dall'equazione polinomiale y meno x quadro uguale a 0. Ora, y meno x quadro è un polinomio, la parabola ci dice per quali valori, cioè la figura in rosso che rappresenta la parabola, ci dice per quali punti del piano quell'equazione è soddisfatta. Quella è una varietà algebrica, volevo dire. La parabola è una varietà algebrica esattamente come le rette. Ora, anche le varietà che avevo descritto prima, queste due varietà, le avevo scelte per questo ma anche per altri motivi, sono varietà algebriche, perché ho lì sopra un polinomio di grado 3 in y e x, eccolo là, y quadro, non è importante quale sia il polinomio, e il luogo dei punti dove quel polinomio si annulla è la curva in rosso, stessa cosa a destra, sono due varietà algebriche. Ok, qui abbiamo polinomi di grado 2, scusate, polinomi in due variabili, x ed y, il loro annullarsi vive in uno spazio in cui vivono due variabili, quindi uno spazio che ha dimensione 2.
quello è un piano cartesiano a dimensione 2. Naturalmente potremmo considerare anche polinomi in più variabili, in tre variabili. Se prendiamo un polinomio in tre variabili, ci chiediamo dove questo polinomio si annulla, abbiamo una varietà nello spazio tridimensionale. E tra queste varietà ce ne sono notissime. Ecco, io qui ho sono stata autorizzata di questo matematico austriaco Herwig Heusser, che ne ha esempi meravigliosi di superfici nello spazio tridimensionale, superfici algebriche, ossia date da polinomi. Io qui ho preso due ben noti oggetti, quello di destra, quello di sinistra sicuramente è ben noto, quello di destra forse un po' meno. Comunque a sinistra avete una sfera, a destra avete quello che viene denominato in matematica un toro, su cui poi tornerò. Un'equazione, perché l'equazione può essere, non è necessariamente unica, possono esserci varie equazioni, comunque ho scritto lì due esempi di equazioni che vi possono dare una sfera oppure un toro. Se non avete mai visto un toro, dovete pensare ad un toro come un salvagente di plastica, di quelli che si usano per non andare a fondo in acqua, nel mare. È la rappresentazione migliore. La parte di plastica costituisce il toro. Poi torneremo su questi esempi. Ci sono anche varietà ben più, diciamo, originali. Ecco qui questa, sempre di Heusser. Questa è una varietà che lui chiama Daisy, Margherita. Vedete, qui si muove la figura per far vedere che non è simmetrica come erano simmetrici il toro e la sfera, è più complessa. L'equazione è sempre un'equazione polinomiale. Anche questa è una varietà algebrica nello spazio di tipo più interessante, se volete. Ora però c'è una cosa importante sulla quale mi vorrei soffermare, e cioè che la matematica si occupa, la geometria anche, ma la matematica si occupa quasi spessissimo anche di problemi che vengono dalla vita reale. Quindi voi potete avere un problema che viene dalla vita reale dove le variabili non sono 2 o 3, ma sono 1 milione, sono 500. Se, per dire, prima parlavo con la presidentessa Bosia, se dovete, argomento di grande attualità, neutralizzare un vaccino, no? Che colpisce l'uomo, avete bisogno di inserire nel vostro problema tutte le variabili di cui che potete utilizzare in modo efficace per distruggere questo vaccino. Queste variabili possono essere tantissime. Più variabili avete, più informazioni avete sul problema che volete risolvere. Ora, la matematica, ma anche la geometria, si deve quindi porre il problema di risolvere, di studiare polinomi in un numero di variabili qualsiasi. E quello che la geometria algebrica fa è studia questi problemi guardando alle figure geometriche che sono sottese da questi polinomi, anche se non sono visibili all'occhio nudo. Quindi in geometria algebrica noi non pensiamo neanche a studiare soltanto varietà nello spazio di dimensione 3 o nello spazio-tempo di dimensione 4 della fisica einsteiniana. Per noi è normale pensare alle varietà algebriche come viventi in spazi di dimensione qualsiasi. Questa è una costante del nostro lavoro. Quindi anche se gli esempi che poi vado a fare per ragioni grafiche sono in spazio o sono nello spazio o nel piano, la verità è che noi pensiamo sempre in spazi di dimensione qualsiasi. Questo è un punto importante, volevo sottolinearlo. Ora però, detto tutto questo, vorrei arrivare alla questione delle varietà di varietà. Dicevamo che vogliamo classificare le varietà algebriche. Vogliamo classificare le varietà algebriche. Che cosa significa questo? Allora, in geometria algebrica, questo è un fenomeno tipico della geometria algebrica, succede la cosa seguente, piuttosto affascinante, e cioè l'insieme di tutte le varietà algebriche di un tipo fissato è esso stesso una varietà algebrica. E la struttura di varietà algebrica su questo insieme è interessante perché dice anche lei delle cose riguardanti le varietà che state classificando. Ora, cerco di usare un'analogia per spiegare che cosa intendo per questo. Dunque, in questo senso, da questo viene il titolo, varietà di varietà. Ora, noi in matematica non diciamo varietà di varietà, ma diciamo, come diceva il professor Conte prima, spazio di moduli, che è una terminologia un pochino, diciamo, tecnica, però è la terminologia che noi usiamo. Uno spazio di moduli è quella che io chiamo adesso, ma poi smetterò tra pochissimo, una varietà di varietà. Cerco di spiegare meglio questo principio con un'analogia. Non bene, un'analogia un pochino infantile, ma mi è sembrata calzante.
Ecco, immaginate che gli oggetti di vostro interesse non siano le varietà algebriche, ma siano le tessere di puzzle che sono sparse in disordine dappertutto nella stanza di un bambino, anzi di un bambino e di una bambina. Due bambini, due fratelli che hanno i loro puzzle, le tessere di puzzle ci hanno giocato, se le sono tirate, hanno fatto le feste, sono sparse dappertutto nella stanza. E voi avete deciso di metterle a posto, di classificarle. Ovviamente come le classificate? Beh, le classificate mettendo i pezzi dello stesso puzzle nella stessa scatola. Li mettete lì, piano piano, ricostruite le scatole. Dal disordine nella stanza dei bambini, voi cercate di mettere insieme le tessere del puzzle, ognuno nella sua scatola, va bene? E prima o poi ci riuscite. Ci mettete del tempo, ma ci riuscite. Ora, il punto è che quando avete finito, è difficile resistere alla tentazione e vi mettete a fare i puzzle, li costruite. Allora, un matematico su questo è come voi. Ha messo ordine tra tutte le varietà algebriche, le ha classificate in tipi, dopodiché non resiste alla tentazione di vedere se in ciascuno di queste scatole di varietà algebriche può essere individuata una struttura pertinente proprio a quella scatola là. E questa struttura potrebbe essere interessante. Ovviamente potrebbe esistere, come potrebbe non esistere. Ecco, il punto è che in geometria algebrica questa struttura esiste sempre. Allora, cosa intendo con questa struttura? Allora, intendo questo. Quando avete finito il puzzle, un puzzle, supponete di essere riusciti a farne uno di questi puzzle, guardate il puzzle, guardate l'immagine, siete soddisfatti? È un'immagine bella, un'immagine spiritosa, ma comunque avete un'immagine sulla quale soffermarvi. E questa immagine, oltre ad essere interessante di per sé, vi dice anche delle cose sulle tessere che prima non avevate visto. Vi dice qualcosa sulle tessere che avete usato per costruire il puzzle. E se a voi questa cosa interessa, siete molto contenti di andare ad analizzare questo fenomeno. Ecco, questo è proprio quello che succede. Quando si costruisce uno spazio di moduli, in questa analogia, le tessere sono le varietà algebriche, gli spazi di moduli sono i puzzle costruiti, completi. Questo è il punto che volevo cercare di illustrare. Poi magari su questa analogia tornerò dopo per far vedere che può anche non essere pienamente calzante. Ma in questo modo abbiamo che questi spazi di moduli per i geometri algebrici e non solo, sono estremamente interessanti. Li vogliamo studiare come oggetti di interesse intrinseco. E la storia ci ha insegnato, diciamo dalla seconda metà del secolo scorso, ma forse anche prima, che questi spazi di moduli sono molto utili ad altre aree, non solo della matematica, ma della scienza. Nella fisica delle stringhe si usano gli spazi di moduli di curve, di dimensioni, non voglio usare termini che non ho utilizzato, comunque, negli spazi di, la teoria fisica delle stringhe usa gli spazi di moduli, la teoria dei numeri usa gli spazi di moduli, la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat, che oramai risale a, adesso non so più quanto, quasi 20 anni fa, 15, utilizza gli spazi di moduli. Quindi, vogliamo studiare questi spazi di moduli anche perché abbiamo scoperto che sono davvero interessanti, perché li possiamo applicare. Allora, cerchiamo di capire come ci si muove. Dunque, prima di tutto ci sono tantissime varietà, le possiamo distinguere, dobbiamo distinguere i tipi, no? Ho iniziato la conferenza dicendo che bisogna determinare dei tipi, quindi dei criteri. Cosa è che distingue un tipo? Beh, un tipo prima di tutto avrà come tra le sue caratteristiche la dimensione. Vogliamo classificare varietà tutte della stessa dimensione e questo direi che possiamo stare tranquilli, ci crediamo tutti. Ora, dire un pochino di più su questo tema mi costringerebbe ad essere troppo tecnica, quindi eviterò di essere troppo tecnica. Però una cosa vorrei dire, cioè che la prima operazione che si fa è si restringe lo spettro dell'analisi, non si guardano tutte le varietà, ma si guardano soltanto varietà più semplici, varietà cosiddette lisce. Non soltanto perché sono più semplici, che è già una cosa buona, ma anche perché, e questo lo dico senza motivarlo in alcun modo e non ci tornerò, le varietà lisce hanno anche una proprietà di universalità rispetto a tutte le varietà. Nel senso che ad ogni varietà, anche non liscia, se ne può associare una liscia. Ora, spiegare questa frase richiederebbe tutta un'altra conferenza e quindi mi fermo. Però per dirvi che non è soltanto un modo di restringere l'attenzione all'unica cosa che si sa fare, no. Le varietà lisce sono importanti
in generale, e quindi ora noi ci occupiamo di spazi moduli di varietà lisce e vi devo dire cos'è una varietà liscia. Allora, il punto delle varietà lisce è che queste due sono varietà lisce. Se le osservate, lo dico naturalmente intuitivamente, se le osservate molto da vicino, ma molto da vicino, con un microscopio, cioè una lente di ingrandimento già non basta, con un microscopio, muovendovi intorno alla varietà, la varietà ha sempre lo stesso aspetto. In questo senso è liscia. Vi muovete, non sapete dove siete, vedete sempre la stessa cosa. Ora, sia il toro che la sfera sono lisci, però non dovete pensare, perché questo mi servirà tra pochino, non dovete pensare che il loro essere lisce deriva dalla simmetria circolare delle figure che ho scelto. No, non c'entra assolutamente niente. Cioè, per un geometra algebrico, una sfera o un pallone da rugby sono esattamente la stessa cosa. Un uovo e una sfera sono la stessa cosa. Va bene? Le chiamiamo sfere per semplicità, perché poi è così che le chiamiamo. Ma in realtà per un geometra algebrico allargarla, restringerla, non cambia la struttura, sempre lo stesso oggetto è. Stessa cosa per il toro. Se voi prendete il toro, prendete la vostra ciambella di plastica e la tirate un pochino, sempre senza però mai pizzicarla, quello sempre toro rimane. Va bene? E quindi, ripeto, il loro essere liscio non dipende dalla simmetria circolare evidente nelle figure, è diverso. Ora, invece, varietà non lisce ne abbiamo già viste. Per esempio, eccola qua, la margherita di prima, l'avevo scelta per questa ragione. Vedete, nella margherita non è affatto vero che muovendovi molto da vicino tutti i punti hanno lo stesso aspetto. Direi che è evidente, almeno per quanto riguarda quel vertice dove si attaccano le due falde. È forse meno evidente, ma è vero, mi dovete credere, che anche quelle curve, vedete, quelle pieghe che girano, sono anche loro luoghi dove la vostra varietà non è liscia, cioè punti dove la varietà è diversa. Quindi questo è un esempio chiarissimo di varietà non liscia. Vi muovete lì e trovate dei punti diversi. Va bene? Le varietà non lisce si chiamano varietà singolari, infatti ho scritto varietà algebrica singolare. Singolare perché ha dei punti singolari, speciali, che voi determinate quando andate a vedere con un microscopio. Ora torniamo alle varietà lisce, il toro e la sfera. Ora io ho aggiunto la parola lì superfici di Riemann che spiegherò tra un attimo. Allora, il toro e la sfera hanno lo stesso tipo, sono varietà lisce, però diciamo è abbastanza evidente che la loro geometria globale è diversa. Per fare un esempio, se voi prendete la ciambella e ci fate passare in mezzo una corda, la potete appendere e farla asciugare, per esempio se è bagnata. La stessa cosa con una sfera non la potete fare, vi sfido a farla. Se prendete una sfera, cercate di appendere una corda, non ci riuscite. Che sia un uovo o che sia un pallone da rugby, non ci riuscite. Invece il toro ci riuscite. Questo per dire in modo un pochino, diciamo, che cattura l'attenzione, che nonostante queste siano varietà con la stessa geometria locale, cioè lisce, hanno tipo diverso, sono varietà di tipo diverso. Quindi abbiamo già due tipi diversi di varietà algebriche, chiaramente della stessa dimensione. Va bene? Ora c'è un punto importante, una importante differenza tra il toro e la sfera, che è questa. Il toro, allora noi finora abbiamo analizzato queste due varietà, e anche quella di prima, con gli occhi, va bene, col microscopio, col binocolo, ma senza fare conti. Naturalmente poi i conti li facciamo, prendiamo le equazioni che abbiamo scritto là e andiamo a studiare queste varietà sul serio, matematicamente. Allora lì scopriamo, e qui dovete credermi, perché non lo faccio qui, che se prendete le varietà che hanno il tipo del toro, ne trovate infinite diverse tra loro, ne trovate un'infinità. La scatola che contiene le tessere delle varietà algebriche a forma di toro contiene infiniti pezzi, tutti diversi tra loro nel senso della geometria algebrica. Questa è una verità. Quindi lo spazio dei moduli delle curve col tipo del toro, scusate, volevo dire non le curve, lo spazio dei moduli delle varietà algebriche che hanno lo stesso tipo del toro è effettivamente interessante, perché ha infiniti punti. Io vi ho detto prima che ha una sua struttura, infatti ha una sua struttura, è interessante. Poi magari diciamo qualcosa in più. Questo però, invece, per la sfera non è vero. La sfera in questo è speciale. La sfera è l'unico oggetto di quel tipo, tale che esiste un'unica varietà algebrica che ha il tipo della sfera. Quindi, di nuovo, per continuare con l'analogia di prima, la scatola che contiene la tessera di puzzle della sfera contiene solo un elemento, non c'è puzzle, è banale, lo spazio dei moduli è un punto, la togliamo perché non è interessante. Va bene?
Quindi questa è una differenza fondamentale tra queste due varietà. Va bene? Le varietà del tipo della sfera e del tipo del toro. Ora andiamo un pochino più in dettaglio. Io lì ho scritto superfici di Riemann perché queste due varietà sono un esempio di superficie di Riemann, e Riemann è il primo matematico della storia ad aver studiato in maniera sistematica, anzi ad aver introdotto il termine stesso di spazio di moduli, anche se lui diceva in modo leggermente diverso, e aver cominciato a studiare le varietà di varietà. Allora, Riemann, vissuto come vedete nell'Ottocento, ha coniato lui la parola moduli per indicare i gradi di libertà, i moduli di libertà di cui i gradi di libertà delle possibili strutture su una superficie di tipo sfera, toro e ad altre che adesso vi faccio vedere. Quindi la parola moduli viene da lì. Adesso, per essere più chiara, vi do qualche figura un pochino più generale. Allora, questo è uno schema, questa è una rappresentazione schematica, sopra vedete un toro, è un disegno, lo rappresenta in modo schematico, la ciambella. Sotto, subito sotto, lì c'è scritto due toro, quell'oggetto lì lo dovete pensare come una ciambella salvagente che invece di tenere a galla una persona ne tiene a galla due. Esattamente questo. Viene chiamato due toro in matematica. Va bene? Quindi due persone possono essere messe a galleggiare dentro quella cosa. È diverso, è evidente che il toro e il due toro sono di tipo diverso. Certo, dice, ci credo, ma insomma, diciamo, è del tutto plausibile vista la figura. Ovviamente se voi di spazi per poter tenere le persone a galleggiare ne volete costruire di più, lo potete fare. Avete G persone, G lì è un intero maggiore di 1, potete costruire una G ciambella, un G toro. Ora, in questa figura, subito sotto, c'è scritta un'affermazione che è un teorema dovuto proprio a Riemann, ossia che lo spazio dei moduli delle varietà algebriche a forma di toro ha dimensione 1, lo spazio dei moduli delle varietà col tipo del 2 toro ha dimensione 3, più in generale lo spazio dei moduli delle varietà col tipo del G toro ha dimensione 3G-3, quindi cresce all'infinito con G. Non ci interessa entrare nel dettaglio di questo, è solo per darvi, intanto per dirvi di enunciare, avere il piacere mio personale di enunciare uno dei teoremi importanti di Riemann, uno dei tantissimi teoremi importanti di Riemann, però anche per darvi un'idea di come si procede nello studio di questi spazi di moduli. Ora, esistono moltissimi spazi di moduli perché esistono moltissime varietà diverse. La teoria degli spazi di moduli ha tantissimi aspetti. Io adesso, nel tempo che ho a disposizione, vi voglio illustrare un aspetto particolarmente importante della teoria degli spazi di moduli. Dopo avervi detto che ci concentreremo sulle varietà lisce, tra poco vi dirò che non è del tutto vero. Dopo avervi detto che si possono studiare in modo sistematico e che formano delle varietà a loro volta, voglio presentare qual è uno dei problemi fondamentali che ha a che vedere in particolare con le applicazioni della teoria degli spazi di moduli. Allora, mi serve adesso introdurre un altro piccolo dettaglio tecnico che però dal punto di vista del suo significato intuitivo è piuttosto chiaro. Dunque, per noi oggi matematici, diciamo, dagli ultimi 30 anni, prima non era così, ma negli ultimi 30, forse 40 anni, è diventato evidente che uno spazio di moduli, per essere davvero utile nelle applicazioni, deve avere una proprietà che io adesso qui enuncerò in modo molto pedestre per poi chiarirla, e cioè deve tappare i buchi. Ok? Questa è una frase molto pedestre. Ora, che cosa vuol dire tappare i buchi? Vuol dire, in termini matematici, la parola prima di dirvi la parola tecnica vi voglio dire che cosa si intende con questo. Allora, abbiamo detto che uno spazio dei moduli è una varietà. I punti dello spazio dei moduli sono varietà. Ora, se avete una varietà, voi vi potete muovere lungo la varietà. Non so, se avete una sfera, voi vi potete pensare di muovervi lungo la sfera. Se avete una margherita, vi potete muovere lungo la margherita, ci potete pensare di disegnarci sopra, no? È un oggetto geometrico, dopo tutto. Uno spazio dei moduli è un oggetto geometrico, quindi vi potete muovere sullo spazio dei moduli. Ora però, siccome i punti dello spazio dei moduli sono varietà,
Quando vi muovete sullo spazio dei moduli, secondo la sua geometria, state in realtà muovendo la varietà, la state trasformando in un'altra varietà, sempre dello stesso tipo, ovviamente, perché siete in uno spazio dei moduli, però la state muovendo, ok? Ecco, quello che volevo dire prima, quando ho detto che lo spazio dei moduli deve tappare i buchi, è esattamente il fatto che nel muoversi le varietà sullo spazio dei moduli devono essere libere di muoversi senza scivolare fuori dallo spazio dei moduli. Adesso di nuovo spiego che cosa significa. In termini matematici la parola è uno spazio dei moduli deve essere compatto. Questo vi dà un'idea. Compatto qui va inteso come chiuso, cioè non permette alle varietà che vi ci si muovono sopra di cascare fuori per sbaglio, ma anche limitato. Non può andare all'orizzonte, all'infinito, così perdersi nel nulla. No, deve essere anche limitato. La parola compatto suggerisce esattamente questo. Ora, uno spazio, se uno spazio, ora, il punto è, ecco, questo è il punto, che gli spazi di moduli di varietà lisce non saranno compatti in generale. Quasi mai. È come se i puzzle di prima, costruiti, una volta costruiti i puzzle di prima, viene fuori che mancano delle tessere, perché i bambini le hanno fatte sparire e non le troverete mai più. Però è qui che l'analogia con i puzzle è suggestiva, però comincia a diventare fuorviante, perché l'analogia con i puzzle fa pensare a un fenomeno discreto. Il puzzle, dopo tutto, è una cosa discreta, voi mettete insieme i pezzi, è una cosa rigida. Mentre invece la non compattezza degli spazi di moduli di varietà liscia è tutt'altro che discreto. Il fatto che le varietà discrete possano cadere fuori dallo spazio dei moduli è un fatto continuo. Adesso con una figura cerco di spiegare meglio quello che intendo. Ecco qua, in questa figura io ho rappresentato un toro, una varietà di tipo toro, che si muove nello spazio dei moduli. Lì non è proprio chiaro, ma adesso spiego. Il circolino rosso che ho rappresentato lì, lo fissiamo e cominciamo a pensare di restringerlo piano piano, di farlo contrarre sempre più piccolo. Prima vi ricordate, vi dicevo, attenzione, il fatto che il toro sia a sezione circolare non ha nessuna importanza. Se voi lo deformate, rimane un toro. Quindi, costringendo il cerchietto a diventare sempre più piccolo, rimanete nello spazio dei moduli delle varietà tipo toro. Quindi vi state muovendo nella varietà, semplicemente restringendo quel cerchio. Ora, è evidente però che quando il cerchio viene contratto finalmente e definitivamente a un punto, avete quella figura lì a destra, quello non è più un toro. Perché nel punto lì, vedete, la varietà è singolare, è evidente che è singolare. E quindi siete usciti fuori dallo spazio dei moduli delle varietà toro. Siete proprio usciti fuori e l'avete fatto in modo continuo. Quindi in questo senso il fatto che le varietà lisce tendano a degenerare a varietà singolari è un fenomeno che avrebbe bisogno di un'analogia diversa da quella dei puzzle. E non ho potuto resistere, e ne ho trovata una, spero che vi piaccia. Diciamo che il fatto che le varietà lisce tendano a degenerare alle varietà singolari è un po' come il fatto che i fiumi tendono a sfociare nei mari e nei laghi. Immaginate un'analogia diversa. Immaginate che il vostro spazio dei moduli ora sia la carta dei fiumi di tutto il pianeta Terra. Io li ho messo solo in Nord Italia, ma non fa niente. Va bene? Le vostre varietà lisce sono i fiumi. Nel disegnare questa carta voi scoprite in un attimo che se non inserite nella carta anche i mari e i laghi, la vostra carta è inutile. Dovete inserire anche i mari e i laghi perché i fiumi normalmente sfociano nei lari e nei maghi. Quindi i laghi e i mari, nella mia analogia, sono le varietà singolari, i fiumi sono le varietà lisce. Voi per compattificare la carta dei fiumi aggiungete i laghi e i mari. Per compattificare la varietà, lo spazio dei moduli delle varietà lisce, dovete aggiungere alcune varietà singolari. Ok? Ora, il problema però è che mentre è piuttosto facile, questo perché lo ripeto, perché volete lavorare con spazi compatti. Questo non, forse non sono stata abbastanza chiara su questo, ma il fatto che sia importante lavorare con spazi compatti è fondamentale. In matematica lavorare con spazi non compatti è difficilissimo. È come cucinare con ciotole e pentole bucate. Non conviene proprio, è meglio andare al ristorante, insomma. Quindi, allora, il problema, ecco appunto, per compattificare gli spazi di moduli di varietà lisce è quali varietà singolari aggiungere. Perché qui noi abbiamo fatto questa analogia dei fiumi con i mari e i laghi, ma abbiamo aggiunto solo i mari e i laghi, non abbiamo aggiunto
le piscine, no? Non abbiamo aggiunto gli acquari artificiali, no, abbiamo aggiunto solo i laghi e mari, altrimenti otterremo uno spazio enorme, non ci facciamo niente né con le piscine né con gli acquari di pesci rossi. Lo stesso problema avviene in geometria algebrica, noi vogliamo aggiungere solo le varietà singolari che veramente servono. E in questo senso il problema della compattificazione è estremamente, estremamente delicato, tant'è che ancora è aperto per molti aspetti. Adesso vediamo un pochino. In un caso il problema è risolto, questa figura è un pochino in anticipo, la lasciamo lì un attimo, perché in un caso il problema è risolto ed è il caso delle curve che io lì ho rappresentato. Allora, qui arriviamo nella seconda, intorno al 1960, quindi abbastanza recente, il problema di come compattificare gli spazi di moduli di varietà di dimensione 1, curve, è stato risolto da due matematici importantissimi, Pierre Deligne, un matematico belga, e David Manford, anglo-americano, intorno alla fine degli anni 60, che hanno dimostrato una cosa veramente incredibile, e cioè che per compattificare gli spazi di moduli di curve lisce, quella a destra lì, a destra è singolare, quella a sinistra è liscia, è sufficiente aggiungere soltanto il tipo più semplice possibile di singolarità che una curva può avere. Ossia, una varietà può avere singolarità estremamente complicate. Potete immaginare, c'è un ordine di complicatezza infinito, complessità infinito. Le singolarità di varietà di qualsiasi dimensione possono essere orrende, va bene? Deligne e Manford dimostrano che il tipo di singolarità che vedete lì a destra, dove avete due rami che si intersecano trasversalmente, che viene chiamata nodo, si chiama nodo, è l'unica singolarità di cui avete bisogno per costruire uno spazio di moduli di curve compatto. Quindi il problema per le curve è stato completamente risolto verso la fine degli anni 60 da Deligne e Manford. Ora, è talmente importante, ecco, quindi io lì che cosa ho rappresentato? Questa è la terza e ultima volta che vedete questa figura. L'ho cambiata leggermente rispetto a prima, perché invece di mettere l'equazione a sinistra come ho inserito lì un numero T, una lettera T, che questa lettera T rappresenta la stessa cosa che rappresentava prima il cerchietto lungo il toro che andava a contrarsi ad un punto. Quel T lo dovete pensare come un numero che tende a zero. Tendendo a zero quel numero, vedete, il polinomio cambia, diventa il polinomio che avete a destra. E quindi un'altra volta abbiamo visto come il passaggio da una curva liscia ad una singolare avviene in modo continuo. È proprio una cosa naturale. Le varietà lisce tendono a degenerare a varietà singolari. Non ci si può fare proprio nulla. Per avere uno spazio compatto, di nuovo, dovete aggiungere varietà singolari. Come ho detto poco fa, per le curve questo problema è stato risolto. Adesso torniamo a Deligne e Manford. Ora, le scoperte di David Manford sono state, nel campo della teoria dei moduli, sono state così importanti che nel 1974 David Manford viene premiato con la medaglia Fields. Allora, io non so. È una foto della nostra accademia. È una foto della vostra accademia? Manford è socio straniero. Ah, accidenti, questo non lo sapevo. Però tu aspetterai, vedrai cosa ti aspetta. Quindi non sapevo che David Manford è un socio straniero della nostra accademia, e questo mi fa veramente molto, molto piacere. Molto, io l'ho conosciuto bene, quindi mi fa molto piacere, una persona eccezionale. Quella è la medaglia Fields, lì vedete il volto di Archimede, io ho scritto lì, ho riportato la scritta intorno alla medaglia perché è difficile leggerla dalla slide, questa è Transires un pectus munduoque potiri, è la scritta che sta intorno alla, molto ambiziosa. Comunque non è questo il punto è che le medaglie Fields sono considerate, forse lo sapete, il premio Nobel per la matematica. Ogni 4 anni si riunisce il Congresso Internazionale dei Matematici, a cui faceva riferimento il professor Conte quando mi ha lusingato nell'introdurmi. Si svolge come l'Olimpiadi ogni 4 anni il Congresso Internazionale dei Matematici, e l'evento forse più importante, forse lo possiamo dire, del Congresso è proprio la consegna dei premi. Le medaglie Fields, che sono sempre un massimo di 4. Ogni 4 anni vengono assegnati al massimo 4 premi a matematici importanti. A differenza del premio Nobel, la medaglia Fields ha una regola implacabile,
Può essere premiato solo chi ha ottenuto i risultati per cui viene conferito il premio prima del compimento del 40° anno d'età. Quindi i premiati sono sempre abbastanza giovani, al massimo hanno 43 anni, perché può succedere che il premio viene dato per un risultato ottenuto prima, ma in realtà io credo di non conoscere nessuno che ha forse 41 anni, forse 42. David Mumford nel 74 aveva meno di 40 anni, ha ottenuto la medaglia Fields per i suoi lavori nella teoria dei moduli. Ci tornerò su questa cosa. Adesso, nell'ultima parte della conferenza, vorrei dire qualcosa su quello che succede in dimensione maggiore di 1. Abbiamo detto che per dimensione 1 abbiamo un quadro, sappiamo come sono fatti gli spazi di moduli, si fa per dire naturalmente, perché ci sono moltissimi problemi ancora in osservazione, ma comunque la teoria è avviata su binari molto sicuri, diciamo così, grazie al lavoro di Mumford. Per quanto riguarda la dimensione maggiore di 1, quindi dimensione 2, 3, eccetera, eccetera, si comincia ovviamente dalla dimensione 2 e qui il problema della classificazione è uno dei risultati più importanti della geometria algebrica italiana, viene chiamata così, la geometria algebrica italiana classica dell'inizio del Novecento, i cui padri fondatori sono sicuramente Guido Castelnuovo, Federico Enriquez, ma ce ne sono molti altri, tra poco ne citerò un altro, che all'inizio del Novecento hanno classificato le superfici lisce, almeno le superfici complesse, questo lo dico per gli esperti tra il pubblico, ma comunque hanno classificato le superfici lisce e hanno avviato almeno lo studio degli spazi di moduli per varietà di dimensione 2, procedeva secondo una linea indicata dalla scuola italiana, però senza che ci fosse alcuna idea di come compattificarli. Si arriva alla fine degli anni Ottanta con il matematico giapponese Shigefumi Mori, che rivoluziona la geometria algebrica nell'ambito della teoria delle classificazioni con un programma che prende anche il suo nome, ma noi lo chiameremo programma del modello minimo, che è grosso modo una procedura che ad ogni varietà ne associa una particolarmente semplice, che lui chiama modello minimo. Non dice molto questa cosa, però quello che voglio dire è che qui abbiamo una seconda medaglia Fields, che viene data a Mori per i suoi risultati in questo campo. 16 anni dopo la medaglia Fields data a Mumford, eccone un'altra, sempre nell'area che riguarda la classificazione e la teoria dei moduli in geometria algebrica. Sono tante, ecco, sia chiaro, sono tante. Due medaglie Fields date sullo stesso argomento nell'arco di 16 anni sono veramente tante. Ora, naturalmente, chi è qui, i matematici nel pubblico sanno già dove sto andando a mirare. Negli anni che sono seguiti al 1990, quando Mori ha ottenuto una medaglia Fields, ci sono stati una valanga di risultati straordinari che hanno portato a abbattere molti degli ostacoli che erano ritenuti insormontabili, almeno verso la fine degli anni 90. E io ho personalmente assistito, qui ci sono persone che hanno partecipato attivamente a questa avventura meravigliosa, che è culminata verso il 2010-2015, grazie al lavoro di un po' Gerdassi. I nomi ve li dico, non li ho scritti, sono Kosher Birkar, un matematico curdo iracheno, Paolo Cascini, un matematico italiano, Christopher Haycon, un matematico con 3 cittadinanze, tra cui anche quella italiana, e James McKernan, un matematico inglese, forse anche americano, questo non lo so. Questi 4 matematici dell'età, diciamo, più o meno mia, poco meno, poco più, quindi per dire si parla di persone di una generazione pienamente attivi, hanno rivoluzionato, adesso dirò un minimo di quanto hanno fatto, ma i dettagli tecnici sono troppi, non dirò quasi nulla, se non dire che c'è stato un tale exploit che siamo arrivati alla terza medaglia Fields nel settore. Eccole lì, le ho messe tutte e tre. Queste sono 3 medaglie Fields. Nel 2018, nello stesso congresso internazionale nel quale è stato premiato il nostro Alessio Figalli, di cui parlava prima il professor Conte, è stato premiato Kosher Birkar, non credo fosse il più giovane dei 4, ma comunque, diciamo, è stato premiato Kosher Birkar proprio per queste scoperte. Va bene? Quindi quest'ambito della matematica che vi ho descritto oggi
ha avuto uno sviluppo, un progresso veramente straordinario a partire da quando Riemann ha inventato gli spazi di moduli ai giorni nostri. E negli ultimi minuti che ho a disposizione vorrei fare due cose. La prima è leggervi le motivazioni in breve ufficiali delle medaglie Fields. Sono molto brevi, ma sono secondo me illuminanti. Sono brevissime tutte e tre, le ho tradotte dai documenti ufficiali. Comincio con quella per Mumford. Nel 1974 David Mumford viene premiato, leggo, per il suo contributo ai problemi di esistenza e struttura di spazi di moduli, varietà i cui punti parametrizzano classi di isomorfismo per qualche tipo di varietà algebrica, come io ho cercato di spiegare prima. Quindi è detto anche nella premiazione, era una novità assoluta questa degli spazi di moduli. Ultima frase, sempre relativa alla premiazione per Mumford, ha portato inoltre importanti contributi alla teoria delle varietà algebriche di dimensione 2. Non solo alle curve, come avevo detto prima, Mumford è quello che ha capito insieme a Deligne come compattificare lo spazio delle curve lisce, ma anche agli spazi di moduli di varietà di dimensione 2. Bene. Mori, 16 anni dopo, la sua citazione è molto più corta, per aver dimostrato la congettura di Archon, e noi non sappiamo cos'è, quindi facciamo finta di niente qua, e per il suo lavoro sulla classificazione delle varietà algebriche di dimensione 3. Questa è la citazione per Mori. Ora, prima di leggere la citazione di Birkar, faccio la seconda cosa che volevo fare prima. E cioè faccio una leggerissima, ho detto che volevo fare due cose, questa è la seconda. Faccio una leggerissima deviazione per dire che gli sviluppi più sorprendenti in questo ambito negli ultimi 4-5 anni riguardano le varietà di Fano. Le varietà di Fano che prendono il nome dal matematico italiano Gino Fano. Eccolo qua. Gino Fano, questo lo so, socio storico della nostra Accademia delle Scienze, dove a cui tra l'altro Torino ha dedicato una conferenza che ancora tutti ci ricordiamo, nel 2002 mi sembra, quando era. Comunque, ci deve essere un 2 per forza. Ci deve essere un 2 per forza. Una meravigliosa conferenza qui a Torino, dove sono stati invitati i più importanti geometri algebrici del pianeta. Insomma, Gino Fano, matematico esponente della scuola di geometria algebrica italiana di cui parlavo prima, si è laureato in matematica a Torino, ha avuto la cattedra all'Università di Torino, salvo poi purtroppo doverla lasciare quando nel 1938 sono state emesse le sciagurate leggi razziali. Fano è scappato, non solo ha dovuto lasciare la cattedra di matematica che aveva all'Università di Torino, ma è anche scappato in Svizzera, dove è rimasto fino alla fine della guerra, poi è tornato in Italia e è morto in Italia. Le varietà di Fano, lì quella figura rappresenta una delle più semplici varietà di Fano, ovviamente in modo schematico, sono di importanza fondamentale, esistono in ogni dimensione, sono importantissime per le persone che conoscono un pochino la geometria algebrica, gli spazi proiettivi sono particolari varietà di Fano. Ora, è difficile immaginare una varietà più fondamentale degli spazi proiettivi. Ora, le varietà di Fano, i moduli delle varietà di Fano, fino a 10 anni fa, direi, erano considerati un problema assolutamente inattaccabile. Difficilissime da studiare, per ragioni tecniche che non vi dico, sia quelle lisce che le possibili degenerazioni singolari. Ora, è proprio questo che ha portato la medaglia Fields a Kosher-Birkar, e mi faceva piacere chiudere con questo, essendo una conferenza all'Accademia delle Scienze nella città di Torino, un omaggio a Gino Fano, ed ecco qui la citazione della premiazione per Kosher-Birkar nel 2018, quindi ieri, per la sua dimostrazione della limitatezza, leggete compattezza, qui dice limitatezza, prima io l'ho chiamata compattezza, la rileggo, per la sua dimostrazione della limitatezza delle varietà di Fano e per il contributo al programma del modello minimo, quello dovuto a Mori. Questa è la citazione della premiazione di Birkar 2 anni fa al Congresso internazionale, e io ho avuto il piacere di emozionarmi enormemente quando è apparso
lo schermo, che maxi schermo, noi eravamo tutti lì seduti, il nome di Birkar sulla medaglia Fields ruotante, hanno fatto in questo modo, in Brasile si vedeva la medaglia Fields, quella con la, il profilo di Archimede, ruotare, poi ripresa orizzontalmente in modo da poter leggere tutti noi il retro, anzi non il retro, la costa, dove c'era scritto il nome Kosher Birkar. Tra l'altro era anche il primo in ordine alfabetico, quindi l'emozione è stata estremamente forte. Ecco, quindi io con questo omaggio, questa è la citazione che vi ho appena letto, avevo dimenticato di averla scritta nella slide, a Gino Fano, a Torino, ai suoi fiumi. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio la professoressa Caporaro per la sua bella conferenza e anche per queste citazioni. Come vedi, Lucia, qui sei a casa, ecco, dentro l'Accademia, hanno fatto parte di questa Accademia e fanno parte, come per esempio David Maffo, ma anche Serre, illustri geometri algebrici, e in questa stessa sala Fano ha presentato tantissime delle sue memorie, dove appunto ha delineato e iniziato la teoria delle varietà di Fano. Se qualcuno vuole fare delle domande e ha delle richieste di chiarimento, la professoressa Caporaso è a vostra disposizione. Allora, l'applicazione più eclatante, allora, applicazioni al di fuori delle scienze non ne conosco, ma nell'ambito delle scienze, dicevo prima, appunto l'ho nominato, la teoria delle stringhe si basa sulla conoscenza degli spazi di moduli, di curve, così come studiati da Deligne e Manford. Questa è un'applicazione. Un'altra applicazione è stata la dimostrazione della congettura dovuta a Andrew Wiles della congettura di Fermat, che è stata aperta per quanti? 500 anni. La congettura di Fermat dice che l'equazione polinomiale anch'essa x alla n più y alla n uguale a z alla n, di cui noi abbiamo visto prima il caso con esponente uguale a 2, ma quella non rientra nella congettura di Fermat. La congettura di Fermat dice che quella stessa equazione dove gli esponenti non sono quelli del teorema di Pitagora, ma sono numeri interi da 3 in poi, quindi x alla terza più y alla terza uguale a z alla terza, x alla quarta più y alla quarta uguale a z alla quarta, eccetera, ha come soluzioni soltanto le soluzioni banali nel campo dei numeri reali, e cioè le soluzioni 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Questo enunciato semplicissimo è stato dimostrato, diciamo prima, mi pare nel 95, da Andrew Wiles, utilizzando gli spazi di moduli di curve di genere 1. Questo è un altro esempio. Ce ne sono tanti, ma ecco, diciamo, per quanto riguarda la vita reale non ho una risposta, semplicemente perché non sono andata a cercarla. E allora direi che possiamo chiudere questa seduta ringraziando ancora una volta la professoressa Caporaso. Grazie.